Migliorare la nostra vita significa avere le idee chiare rispetto a quello che è il mondo dell'inconscio, il mondo del cervello rettile. Io non me ne intendo di medicina e quindi vedo da fare certi discorsi. Quello lo lascio ai medici. Però ecco, da un punto di vista energetico, quello che ci dà le neuroscienze, che quelle informazioni, quelle chicche di cui noi possiamo far uso, beh, ecco, lì c'è un qualcosa di prezioso che dobbiamo prendere, far nostro, portarlo, diceva Jung, a livello della coscienza. E però va detto una cosa, non possiamo farcela se non ci sono due personaggi importanti. Rullo di tamburi e come sempre applausi Jack. Ciao Jack, come stai? Sono contento, stavamo parlando di coscienza, quindi stavamo parlando di te, della mente, di come questa governa le cose. Però adesso abbi pazienza, lo so che non ti va tanto a genio, lo so, però devo presentare anche lui. Altro rullo di tamburi. Dai, non essere geloso, l'ho fatto anche a te, rullo di tamburi. E ha diritto anche lui, dai. Ho detto rullo di tamburi. Applausi. Illuminator. Ciao Illuminator. Tutto bene? Tu sei superiore, sì, lo so, lo so, lo so che sei superiore a Jack. Jack, ti fai di quelle magre figure. Beh, insomma, per chi ci vede per la prima volta, siamo un gruppo di matti, come si vede. Intanto siamo in tre. Però qui dentro c'è il team che non è tanto meno matto di noi tre. Bene, questa è la coscienza, Jack, e questo è, diciamo, l'inconscio. L'inconscio, anche il cervello rettile, si diceva prima, insomma, tante cose che però creano la realtà. Nel video di questi giorni abbiamo parlato di come il perdono, ok? Vi lascio il link in descrizione, non sia poi quando si parla con i propri genitori di perdonarli una cosa tanto tanto corretta. Lo diceva anche il buon Bert Hellinger, il padre delle costellazioni familiari. Quindi un qualcosa che dovremmo mettere in dubbio. Attenzione, noi non siamo qui per dire, caro genitore, vai all'inferno, perdonate l'espressione un po' pesante, ma stiamo qui per dire, prendiamo la situazione tra noi e cerco di non pormi in una situazione di superiorità. Perdonare il genitore significa porsi sopra. Ricordiamoci, questo Bert Hellinger ce l'ha insegnato, esistono i ruoli. Ognuno ha il suo ruolo, i genitori saranno sempre grandi e noi sempre piccoli. Come può un piccolo perdonare un grande? Non lo può fare. Il grande deve prendersi la sua responsabilità, si diceva, delle sue azioni compiute e al massimo se la vedrà con Dio o con chi, diciamo, avrà a che fare. Noi possiamo solo accettare e riconoscere, ma ricordiamoci, non tratteniamo niente dentro. E se ve lo dico, non ve lo dico per caso. Prima di procedere, ti ricordo che a breve ci sarà il ritorno delle live su Zoom. Lo so, c'è un po' di attesa e poi ci sarà l'Accademia. Tenete d'occhio le email, mi raccomando, perché arriveranno informazioni a giorni. Bene, perché se non ti sei iscritto, mi raccomando, fallo ora, c'è il link in descrizione, nezaccademy.net, metti solo il tuo nome, ci basta quello, e la tua email. Insomma, mi sembra semplice. Tornando a noi, l'argomento di oggi è importante. Tu hai un'ambizione, quella di salire di grado, quella di migliorarti nello specifico nel mondo del lavoro, ma in realtà è in qualsiasi ambito, può essere anche in un'associazione, però esistono delle, chiamiamole regole, dei principi che tu devi rispettare. Possono sembrarti strani perché è vero, tutto quello che riguarda l'inconscio fondamentalmente è strano a volte, veramente è strano, esistono delle regole impressionanti in certi contesti, parlando ad esempio degli abusi sessuali, lì ci sono delle regole incredibili che fanno venire la pelle d'oca, ma l'inconscio ha creato dei pilastri attraverso la storia, l'evoluzione, via dicendo, e tu te li devi accettare, c'è poco da fare. Non ti vanno bene, avrai problemi,
Successivamente, il fatto è che questi problemi non accadono nell'immediato, salvo qualche raro caso, accadono magari dopo 3 anni, 5 anni, 1 anno, 20 anni, se non che addirittura passano ad essere problemi delle generazioni successive. Immagina ad esempio la tua situazione: per un attimo tu ti trovi in un ambiente di lavoro e cominci a criticare dietro le spalle il tuo capo. Tu pensi di poter fare un qualcosa che magari ti può aiutare o semplicemente ti può dare quell'idea di valere, ok? Perché temi che qualcun altro pensi: uè, guarda che quell'altro è bravo, quel capo lì è bravo. Ma tu vuoi far capire che sei più bravo di quel capo. E quindi interviene Jack, vero Jack? Tu cosa faresti in queste situazioni? Critichi? Ah, svaluti? Ah, bravo, le dici proprio dirette, così non c'hai peli sulla lingua. Ho capito. Vediamo un attimo cosa dice invece Illuminator. Ok, Illuminator, vediamo un attimo il tutto. Allora, Jack ha la sua opinione, vabbè, gliela lasciamo. Tu cosa dici invece in merito? Ah, che una persona, ho capito, che c'è telepatia tra noi, siamo ai livelli molto alti. Si scherza. Allora, lui dice, Illuminator, questa parte evoluta, se vogliamo, di noi, come l'innato, dice Cryon, questa famiglia di angeli, dice: criticare e svalutare è un atto di debolezza. Significa temere che si risvegli una memoria dove tu sei stato imperfetto, o hai temuto, meglio, perché mi sta telepaticamente comunicando il tutto, hai temuto di essere imperfetto. Immagina, una mamma guardava il fratello tuo o la tua sorella e nella tua testa di bambino di 3 anni, perché era appena nato o nata che sia, tu temevi di non essere più perfetto come prima, perché non vedevi più le attenzioni di prima, quelle che avevi fino a prima. Viene chiamato anche conflitto di posto tutto questo, e di identità ne abbiamo parlato nelle settimane scorse attraverso dei video. Mi raccomando, guarda i video che faccio, perché c'è sempre tanta roba interessante, che tra l'altro nasce anche dalla community. Tra l'altro faccio presente che sta nascendo, grazie a voi, la serie del Tedere 5, ma avremo modo di parlarne nei prossimi giorni. Ebbene, tutto questo pone te, che stai criticando il tuo capo, in una futura difficoltà. Perché? Allora, dobbiamo capirci un attimo. Esiste quello che viene chiamato campo morfogenetico. Cos'è il campo morfogenetico? È una struttura a rete, ok, dove siamo tutti interconnessi. È un po' come internet. Immagina di guardarlo dall'alto, ok? E questa rete, questi filamenti che esistono tra noi e gli altri, passano informazioni, hanno una caratteristica, sono magnetici e hanno nel loro insieme tutta una serie di emozioni, chiamiamole così, che poi non è proprio vero che sono emozioni dove tu hai paura di questo, sei sicuro di quest'altro e via dicendo. Cosa succede? Che tu, di fronte a un capo, devi pensare che non stai parlando di una struttura a parte. Il campo morfogenetico è la tua famiglia, sono i legami che esistono tra te, tuo nonno, tuo bisnonno, il tuo antenato di 25 generazioni fa, e tutti gli altri ovviamente, e ognuno di noi ha delle informazioni che vengono così, scendono dall'alto verso il basso e si riversano poi in un altro campo morfogenetico che lo trovi al lavoro. Cosa significa? Che qui nella tua famiglia lui si chiama papà o si chiama nonno, nell'ambiente di lavoro si chiama capo. Donna o uomo che sia, poco importa. Certo, poi ci sono delle considerazioni da tener conto, e se questo capo tu lo stai criticando, chi stai criticando a questo punto? Tuo padre, tuo nonno, ma non te ne rendi conto. Ricordiamoci, esistono strutture, campo morfogenetico, per gli scettici, studiate gli scritti di scienza pura di Rupert Sheldrake,
perdonate la pronuncia, sempre delle peggio, però ecco, lui a momenti ci stava il premio Nobel. Ebbene, lui spiega scientificamente questi legami che esistono tra te e i tuoi antenati, dai genitori, sorelle, fratelli, in su. Ma esiste questo mondo parallelo che si chiama lavoro o si chiama anche amicizie, si chiama tutto quello che vuoi. In un'amicizia c'è sempre un capo dominante, c'è sempre una persona che ha la prima vocale di ogni frase che pronuncia, che potrebbe spiccare essere più alta. Ti ho insegnato una chicca per distinguere chi vuole dominare nel gruppo. Non ce ne rendiamo mai conto e forse non lo fa nemmeno volontariamente. È una cosa che accade. Accade perché il gruppo stesso gli dà il consenso. A questo punto possiamo parlare di proiezioni. Un campo morfogenetico quale la famiglia si proietta in un altro campo che è quello del lavoro, dove il tuo capo è tuo nonno o tuo padre. Ma vediamo un attimo un esempio. Immagina solo per un attimo che parliamo di un rapporto difficilissimo tra tuo papà e il suo padre, quindi tuo nonno paterno. Un rapporto dove tuo padre da bambino ha sofferto tantissimo di questa continua sua rabbia, questo continuo litigare in famiglia con la moglie, quindi tua nonna paterna, una sofferenza, umiliazioni. Beh, tutto questo va messo a posto. È il tuo compito, sei venuto qui per sistemare queste faccende. Perché dico questo? Ma semplicemente per un motivo. Quando tu hai tuo padre davanti, o lo hai avuto, perché dobbiamo parlare più del passato, quando tu eri bambino, ok? In quel momento tu hai sofferto perché percepivi in tuo padre uno storico di quando lui era bambino, poi se le età corrispondono ancora di più è forte la cosa. E come fa tuo papà a comunicartele? Verbalmente, ma ci sta anche che lui magari le dica, e gli fa danni enormi. Mai confidarsi con i propri figli. I fatti dei genitori devono rimanere fatti dei genitori, punto. Ok? Questo è un consiglio che vi do dopo più di 9.000 incontri, dopo più di 2.000 video, dopo più di 1.000 conferenze. Parlo dei nuovi che ogni tanto scrivono qualche frase pensando che sia l'ultimo arrivato. Allora, il papà ha questo problema. Come te lo comunica se non lo fa verbalmente? Attraverso la comunicazione non verbale, viene chiamata. Molti tra voi già la conoscono. PNL ce lo insegna questo, ma comunque voglio dire, sono decenni che esistono questi studi importanti, partiti prima di tutto negli Stati Uniti, ma se è vero, cioè, perché la storia dell'Oriente ci ha dimostrato tantissime cose. E il papà, attraverso delle gesta, fossero anche quelle che ho appena fatto io, voi sapete che il viso è fatto di migliaia di muscoli e noi abbiamo la capacità non solo di percepire il micro movimento, ma anche di percepire a livello sottile una reazione che il papà in quel momento ha. Te la decodifichi dentro e riesci a sapere nei minimi dettagli, senza saperlo a livello conscio, qual era lo stato di sofferenza di tuo padre. Cosa vuol dire? Che percepisci il dato e automaticamente tu manifesti una promessa. Caro papà, non ti preoccupare, me ne faccio carico io. Grazie al fatto che mi hai messo al mondo, io ora metto a posto questa faccenda. Così tu sei felice e non hai più questo dolore dentro te nel rapporto difficile con tuo padre. Abbiamo cambiato la storia e la discendenza sarà più evoluta e io stesso ne beneficerò. Beh, mi sembra che tutto questo ha qualcosa di straordinario in apparenza, ma richiede uno sforzo enorme, e cioè richiede entrare in un ufficio, ad esempio, dove ti trovi a rivivere il dramma che viveva tuo papà con suo padre, con il tuo capo. Cioè, il tuo capo si comporta nella stessa identica maniera, diciamo, di quello che era il mondo tra papà tuo e tuo nonno.
Quindi, se tuo nonno urlava, alzava la voce o ti umiliava, lo umiliava in qualche modo, potrebbe essere che il tuo capo, chiamiamolo capo, ti tratti in quel modo o vedi trattare in quel modo, tu entri comunque nella scena. Come mai? Facciamo l'ipotesi che non sei tu direttamente a patire le pene dell'inferno. Allora, cerco di essere breve. Le neuroscienze, grazie a quello che viene chiamato, vengono chiamati neuroni specchio, quando assistono a una scena di umiliazione, attraverso una reazione chimica che è stata provata grazie all'italiano e che ho già citato più volte, riesce a far sì che quella scena la stai vivendo anche tu. Per quello che molto spesso, quando io faccio le scansioni a distanza, cioè leggo le date il lunedì in live, e sapete che oltre a leggere le date utilizzo quella che viene chiamata chiaroveggenza, a me non piace tanto come termine, però la rispettiamo come parola, ebbene a volte io sono in difficoltà, ma se è lei o è la sorella quella che ha vissuto, che ne so, un intervento chirurgico. Ebbene, quindi può essere che tu veda una scena di sofferenza tra un tuo collega e il capo. Quel collega è tuo padre da bambino. Quel capo è tuo nonno quando tuo padre era bambino. E così va avanti la ruota. Oppure sei tu la vittima. Ma immagina un attimo se per caso si risvegliano altre memorie di svalutazione. Perché la cosa è talmente stressante che metti in moto altre memorie ancora. Per esempio la nonna, che a sua volta era svalutata da quel nonno e era svalutata anche sessualmente. E una svalutazione che l'ha portata ad un prolasso dell'utero, per esempio, che è un cedimento. Io non sono medico e se doveste mai avere problemi di questo tipo, mi raccomando, andate immediatamente dal vostro medico, che ne sa molto più di quello che ne posso sapere io e molti di quelli che fanno il mio mestiere. Ok? Mi raccomando, perché è importante. Voi ascoltate quello che dico, ma ci sono figure ben più, diciamo, centrate. Allora, accade che questa manifestazione del prolasso dell'utero viene letta come: mio marito mi poneva nella condizione di vivere, provare con lui situazioni sessualmente basse, schifose, che ripudiavo, che non volevo, mi facevano male, mi facevano soffrire. Ebbene, questa è una situazione tremenda, che però è più diffusa di quello che si può nemmeno immaginare a titolo informativo. E io ho non tantissimi casi, ma di persone che mi raccontano in famiglia di questi prolasso dell'utero e via dicendo, ma fosse l'unica delle svalutazioni. Ma allora, se c'è un capo e io gli voglio, diciamo così, prendere il posto, o vorrei un posto che è lì, ok, occupato da un altro, mi piacerebbe, o vorrei prendere il ruolo che ha la mia socia, però lo vorrei io. Allora, più il soggetto in questione ha il consenso da parte degli altri, quindi una questione storica anche a questo, soprattutto a questo punto, più tu avrai un muro da abbattere. Ma attenzione, più lotta tu ci metterai, più l'effetto molla sarà potente, ti farai male. Mai tentare di fare le scarpe, si dice, ad un'altra persona, perché è una delle peggio cose. Devi prenderti il merito attraverso le azioni o attraverso il fatto che quella persona se ne va via per vari motivi, e quindi hai creato una realtà dove tu non hai criticato o lottato contro quel soggetto, ma semplicemente hai creato una realtà attraverso quello che è il mondo di Illuminator. Perché? Perché Jack avrebbe tentato la sfida, lasciatelo dire, Jack, avresti tentato la, lo so, la lotta, lo so, la che dici, la lotta armata? Stai impazzendo, Jack, la lotta armata è vietata, e mi raccomando, perdonate, cancellate, non lo so, regia, fate di tutto, ma non voglio sta cosa qua. Invece il pacifista, vegano, non so cosa c'hai tu, vegetariano, lui si alimenta di aria, eh? Lui si alimenta di aria, vabbè,
bravo, quindi risparmi pure. Allora, tu come la vedi questa storia? Ah, ok, che quando c'è la lotta andiamo proprio all'esatto opposto. Solo che siamo convinti di aver vinto. Bene, abbiamo vinto, abbiamo fregato l'altro, siamo riusciti a superarlo. Wow, tante mamme felici perché vedono il proprio figlio salire sempre vette più in alto, ma prima o poi arriva la batosta. Perché? Perché arriva appunto, questo si chiama imparare a leggere il linguaggio inconscio. Il linguaggio inconscio, se non lo comprendi, rischia la persona inesperta di farsi male. Perché? Perché la lotta, si parlava per il posto, quando non c'è il consenso è dolorosa. Ti faccio un esempio pratico che mi ha riguardato. Io, quando ci fu, diciamo, l'azienda di famiglia, che non ho nascosto niente di me, alla metà degli anni 2000 dovemmo chiudere l'azienda, e tra l'altro fu una chiusura veramente complicata. Poi la causa cinese, se la vogliamo mettere sul mondo di Jack, fu abbastanza aggressiva. Però al di là di quello, ci fu un passaggio dove c'era colui che era riconosciuto come il capo, che era mio zio in quel caso, il capo, ok? Precedente, ma io lo mandai via dopo un po' e quello fu un errore, ma lo dico contro i miei interessi. Non fu un errore nel mondo di Jack, perché nel mondo di Jack fu la più intelligente delle azioni che io avrei mai potuto mettere in moto, quello di dire: mi prendo quello che è mio, la mia posizione, sono io ora il titolare, so già lavorare, anzi, stanno dicendo che lavoro meglio di te. Però c'è un fatto, che attorno a quella figura per decenni si era creato un consenso, ritorno a parlare di consenso, approvazione, senso di sicurezza, che non è quello che penso, ma è quello che si è registrato nelle cellule, e io ho combattuto contro quello, non contro mio zio, contro il consenso di decine di anni di storia. E quando fai questo ti fai male. Ora, cercare di raggiungere il successo è un diritto che tu hai, e anzi te lo auguro se tu vuoi migliorarti economicamente, lavorativamente parlando, ma ricordiamoci che fare degli errori di questo tipo non solo può creare dei malesseri in termini di lavoro, nel senso pratico di dove stai o meno, ma anche nel rapporto di coppia. Esistono degli incastri che non è che è perché stai male, allora porti a casa la tensione e quindi la coppia ci rimette. No, questo è il mondo di Jack. Continua a essere il mondo di Jack che riflette con la mente. Ma Illuminator la pensa diversamente, dice: no, è che quel fuoco che c'è tra te, quell'attrito tra te e quel capo, che magari lui neanche lo sa, magari è tutto un castello tuo, è un fuoco che si può trasformare, si potrebbe trasformare in un fuoco in termini di rabbia o in termini della coppia, oppure di fuoco in senso di perdita del diritto di avere l'orgasmo. Ora, è un po' complicata come faccenda, non la voglio complicare, ma deriva da fatti storici. L'orgasmo è associato al sesso, il sesso al fuoco come elemento, ok? E quando c'è rabbia in un settore della vita, ci può rimettere qualsiasi altra cosa che vibri più o meno in modo simile. In questo caso fuoco rabbia, fuoco passione del sesso. Bene, le due cose, essendo lette dalla parte più profonda come due cose uguali, beh, una può distruggere l'altra. Immagina solo se nella storia tua genealogica, o di tua moglie che sia, o di tuo marito, c'è una memoria di una moglie o di una compagna, no, all'epoca erano tutti sposati, di una moglie che morì di parto. Quindi immagina solo per un attimo che cosa può risvegliarsi. Tirando le somme, cosa ti voglio consigliare? Ti voglio consigliare di vincere nella vita, ma vincere seguendo quello che ti suggerisco in poche parole, seguendo gli strumenti che ti do. Ma attenzione, molti di questi strumenti nascono dalla mia esperienza con le sessioni che faccio
tutti i giorni, ma nascono anche da apprendimento all'esterno, imparare da altri cultori della materia che mi hanno insegnato come muovermi in certe situazioni e in certi ambienti. Beh, insomma, io posso solo che ringraziare certe persone che mi hanno formato. Quindi grazie, lo dico da qui, da un video, una cosa così improvvisata in questo momento, ma grazie anche a tante altre persone che collaborano oggi, il mio team, grazie a tutti, ecco, grazie a tutti. Bene, cerchiamo quindi di evitare di adottare atteggiamenti sbagliati nel mondo del lavoro e non solo. Fate dei commenti, per cortesia scrivete quello che avete vissuto voi nel vostro ambiente di lavoro, mi raccomando. E ti ricordo che a breve ci sarà uno stop per le sessioni individuali, uno stop non per chi ha già prenotato, ma per le nuove sessioni, perché c'è una quantità talmente tanto grande di richieste. Siamo arrivati in due giorni, ad esempio, ad avere 40 richieste con 99% di conferme. Dico solo questo. E immaginate, quindi, giorno per giorno. E cosa succede? Che a breve c'è l'Accademia e quindi io devo avere lo spazio per fare sia una cosa che l'altra e devo prendere le mie decisioni. Quindi affrettati se ancora non l'hai fatto. Se è tuo desiderio prenotare e avere anche la pazienza di attendere, perché la data non sarà oggi per domani come alcuni pretendono, no, ma io la voglio subito e via dicendo, stanno male tutti, ognuno vede il male nel proprio problema come se fosse il male più grande di tutti gli altri, ma non è così. Bene, clicca sul link individuali, lo trovi anche di fianco al titolo se parliamo di Facebook, altrimenti in descrizione qui sotto se parliamo di YouTube e qui sopra se parliamo di Facebook. Una volta cliccato il link si apre una finestrella, ci compili due dati e ti arriverà una risposta con quelle che sono in sostanza le cose da fare per avere un incontro tu per tu con me. Skype, Messenger, Meet, Zoom, mi raccomando, usa il cellulare che è la cosa migliore, ok? Metti la rotazione perché mi trovo bene, poi che tu ti metti in orizzontale, lo dico perché è sempre così la storia, ogni volta non riuscite a mettere la rotazione, mezz'ora persa, e in quel momento quando ci incontreremo parleremo dei tuoi obiettivi di carattere economico e lavorativo, per mettere a posto insomma la situazione al lavoro, se c'è, se non c'è il lavoro, per migliorarti, per guadagnare di più, poi i rapporti sentimentali, insomma vuoi avere un uomo, non ce l'hai, oppure vuoi cambiare quello che è la storia della tua vita di coppia, oppure semplicemente vuoi migliorare i rapporti con gli altri, in generale l'empatia, il miglioramento, beh, poi quello con i figli, il più importante di tutti. Bene, mi raccomando poi di avere qui nella tua testolina l'idea che faremo un percorso assieme, perché non voglio che muoia lì, ok? Lo deciderai in quel momento, ma se deciderai di proseguire, più o meno il 99% lo proseguono tutti, manina manina, e ti devi affidare a me. Quindi farai gli esercizi, mi raccomando, che non stiamo qui a perdere tempo. Bene, io ti ringrazio di avermi seguito fino ad ora. Mi raccomando, salutate bene Jack, adesso lo faccio venire qui, perché se no si arrabbia, ok? Dai, applausi. Jack, l'applauso era tutto per te. Come hai sentito che gliel'hai detto tu? Dai Jack, non ti arrabbiare sempre, per piacere, dai, siamo qui, che si parla, dai, su. E Illuminator, altro applauso per cortesia, grazie. E poi infine un applausone anche per me, vero? Come non volete l'applauso? Come? Cosa Jack? Dai, su, lasciamo perdere, va, c'ha un po' ogni tanto sta mente, eh? Un abbraccione grande da me, da Jack e da Illuminator. Ciao ciao! Ah, mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto a nezacademy.net. Basta, tutto lì. Ciao ciao!